Hanno giocato ieri anche loro. Attenzione a Karim, paro. Mio, piatto Shakhtar. Me ne fa vincere una. No, No. no dimo a nessuno, live, no, no dimo. Seleziona lato. Buono. Chi c'aveva lo Shakhtar andato a Merico? Sì, è andata la prima. Moreas t'ha segnato. T'ha segnato Moreas, poi c'ha Marlon, Bono e basta. Stefanenko. Moreas che manco gioca titolare. Io farei giocare, t'ha segnato all'ultimo. Hazard, Bale anche no. Entra Rodrigo. Vinicius Junior. E Mendy, Nacho, no, e Camavinga sicuramente al secondo tempo. Asensio mi fa schifo, avanti così. Una vinciamola però ragazzi. Calma. Al Bernabeu stiamo a giocare, raga. Siamo tutti. Siamo tutti, raga. Ci manca Ronaldo, Luis Nazario da Lima. Beh, Assenza pesante. ecco. Inizio col botto, per entrambe. Vittoriose nella prima giornata, facilmente. Oggi cercheranno di confermare questo buon momento. E io mi aspetto un match aperto, divertente. Sono due squadre in salute, speriamo giochino bene. Il girone dell'inferno? Non ha detto però. Ancora non ha detto. Palla riconquistata dagli avversari. Però si muovono bene questi ragazzi, eh? Sì, o Shakhtar, sì. Anche Pallone in vitrina. Real. Anche il Real Occhio a si corta in muove mezzo. abbastanza bene. Spazza via il pallone. Sta a tirare una mina. Porco. Da Vinicius, Vinicius prende il solito contributo la intelligente, velocità, generosità su tutto il fronte offensivo. la tecnica, Qualità proverbiali, i Lele. passaggi no. Diritto tra le facciate speciali del Betis. Pier viene da una doppietta e tutti si aspettano il trigol da lui oggi. Può correre lungo l'out. C'è spazio per il traversone. La legge bene e intercetta il pallone. Oh, di testa non vinco un cazzo, mai. Pallone che viene riconquistato. Real che prova a rovesciarsi in avanti per creare pericoli alla difesa avversaria. Il Ah, ricordiamo che Rodrigo ancora è il fantasista tra i marcatori. Il gol più bello è il suo. Qual era? Ah, Quello bello. Stop di petto e tiro al volo. Sul lancio dei cross, mi pare. O de Modric. Oh, chi ce è? l'ha pure toccata. Mendy. Staccata imperiosa di Mendy. Pure i Mendy, ma quanti so, ma quanti ne esisteranno? Una decina. Cioè, tipo i Traoré. Vediamolo il gol, tutto è nato da questo tiro dalla bandierina. Un'incornata che non ha Mendy a lasciato uno, tempo ma di sa. reagire. Uno. Ed Vedi, ecco mo' ha fatto l'intervento vedere del se sta Napoli, esaltato 2 a replay. 0. Sì, infatti, boh. Sì, c'ha ste cose, ma un po' capire che ho registrato oggi. Che episodio ho registrato oggi. C'erano due giacca e cravatta qua, al centro del campo, per tutta la partita. Che mani dietro la schiena. Veniva da piagne. Smette malissimo la linea del passaggio, intercetta palla. Però ho vinta quella. No, Buona no, idea, non lo so come ho Pier. fatto. Azione che sfuma. Buono, si mette paura La Ismail. spazza È via, in calcio sempre all'angolo. Karim Benzema che ti sta dando la caccia. Occhio al tiro della bandierina. Cross, oddio. Palla che resta in zona pericolosa. Giocata deliziosa. Questo gol, ragazzi. La squadra avversaria riconquista il pallone.
sbaglia la misura del passaggio, possesso perso. Modric, Rodrigo, attenzione a Modric. Bravo Modric, al volo. Oh, sì, adesso che era fuori. Ma ha spizzato. Porco due. Occhio a Varane. Sì, a Varane. A Militao. Non credo potesse fare di più in quelle condizioni. Aveva praticamente il marcatore addosso, ha fatto il massimo. Se c'era il Tiraspol qua, o Sheriff vinceva la Champions. Anche se ieri hanno preso la scanizza con l'Inter. Duello molto fisico per il possesso di palla. Si è placcato. Per i padroni di casa, percentuali di possesso palla. Mamma mia Modric, oh, mica gliela levi. Questo dimostra, ecco, che nel calcio non è sempre importante il possesso palla, ma sono le occasioni che ti procuri che fanno la differenza. Poi non vale l'equazione che chi tira di più fa più gol. Bisogna essere freddi, lucidi al momento della conclusione a rete. Alla fine basta una rete in più degli avversari per vincere. La touche, la rimessa con le mani. Intervento che spedisce il pallone in corner. No, no. Bene l'azione qui. Oddio, oh, Pepe. Tete. Pallone che è uscito e ovviamente nuovo corner. Facile l'intervento del portiere. Spizzata, niente. Devono fare meglio di così per segnarli. Carvajal. Non la tiene. Carval, figura da vera Cottaro. Cerca la rete. Sei pigna. Bravissimo Courtois. La mette in mezzo. Libera male sul traversone, occhio. Oh, a Rodri. C'è spazio per andare. Ecco, via. C'è la bandierina per il fuorigioco. Perché sto a far giocare Alaba? Il recupero sarà di un minuto. Rodrigo. Palla tra i piedi di Modric. Nel Madrid si però può fare, però. Eh? Si può fare. Un po' fiacco l'Real Madrid. Dai, è entrato Hazard, eh? Attenzione. La mette in area. Oh cazzo, ha visto dentro. Oh, Dede sta avvelenato. Pallone perso. Niente. Capisce tutto e intercetta il passaggio. È stato tra i migliori in campo dei suoi, certamente, nel primo tempo. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo, si è dato parecchio da fare. Stepanenko. Pallone respinto. Occhio a Hazard che avanza. No. Stepanenko. Possesso del pallone che viene recuperato. Ecco Mendy. Real
Beh, Benzema proprio in ombra, oh. Stepanenko. Porca troia. Dai che ho parlato. Karim! Questo è culo, ragazzi. Questo è bucio di culo. Vabbè, più che altro la cazzata che ho fatto. Succede. Rivediamo il gol. Poteva fare sicuramente meglio. E qui il portiere non sembrava nemmeno una conclusione irresistibile, Pierre. Vabbè, l'altro a quanto sta? 2-3. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. A Petri. Karim, ci ha messo un po'. Doveva restare in piedi il portiere, oh. Si è buttato così, de culo. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare. Niente, se lo cade tutto il replay. Non si sa, culo. Vabbè, poi vediamo a fine partita qua. A quanto sanno. Se ricordiamo bene, se no non fa niente. Casemiro da palla agli avversari. Brutto errore, palla persa. Modric non va. Ma mettici un altro quarto d'ora a passarla. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Stepanenko. A campo sulla fascia. Prova il cross a testa alta. Oh, oddio. Ma che? Ah, ma l'ha fatto. No, sono un bug. Rinvio. Fortunato si è ritrovato il pallone tra le mani, ma è un'occasione sprecata. Boh, pure Vinicius. Proprio fiacco. Sarò io che non so bene usarlo. Benzema. Prosegue l'avanzata. Palla respinta. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Posizione ideale. Ah. La tempestività di questo intervento. Palla ancora buona. Attenzione da lì. Avanza verso la porta. Ah. Tutto pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Una cama. Manca un po' di tecnica sto Shakhtar. Corner battuto in mezzo. Rivio un po' pigro questo. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Casemiro. Che giocata! Ci mette il fisico. Cazzo. No. Entrata perfetta, riconquista il pallone. Comunque più forte di Robert a metà. De punta centrale non c'è nessuno. Manco Cristiano Ronaldo. No. Hanno regalato il pallone su questa rimessa. Animale. O Gerard Moreno pure se muove troppo bene. So proprio. Sono proprio forti. No, non so chi sono stati. I sviluppatori di per padre e madre di Gerard Moreno, di Lewandowski. Hanno fatto meno fatica del previsto. Dai ragazzi, buona.